Dal lunedì alla domenica, quanti impegni nella settimana? Scuola, calcio, nuoto, pianoforte, gli amici da incontrare, i compiti da fare. Ma si può almeno riposare? Di Eugenio Cesaro, la canzone della settimana. Dirige il piccolo coro Sabrina Simoni, canta Chiara Paumgarten. L'altro giorno la maestra è entrata in classe e ci ha chiesto: sapete quanti sono i giorni della settimana? Io non lo sapevo e ho provato a indovinare. Cinque. Tutti hanno riso e mi hanno detto: va bene. I giorni della settimana sono sempre sette. Lunedì e il precisino sveglia tutti alle sette. Sì, sette, sette. Sette come i sette nani nella miniera. Martedì e mercoledì lavorano fino alla sera. Sì, sette, sette. Sette sono le note d'ora. Così. Forse è tardi, su, ti devi svegliare. È martedì. Studia bene, poi vengo a interrogare. Mercoledì, giovedì e venerdì. Calcio, yoga e nuoto, sabato partita. Finalmente domenica. Oh oh. Domenica è stanca, lei vorrebbe un po' dormire. Ma lunedì si sveglia e dice: pronta a ripartire. Il sabato saluta: ciao, qui facciamo festa. Il venerdì lo guarda e dice: un po' di mal di testa. Vorrei un attimo riposare. No. La settimana va avanti. No. Questi tanti. No. Non ti puoi fermare qui. Hai in testa un motivetto, tutto l'anno e fa così. Forse è tardi, su, ti devi svegliare. Studia bene, poi vengo a interrogare. Calcio, yoga e nuoto, sabato partita. Su, ti devi svegliare. È martedì. Studia bene, poi vengo a interrogare. Mercoledì, giovedì e venerdì. Calcio, yoga e nuoto, sabato partita. Finalmente domenica. Mamma, 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 come si fa a non fare niente? Mamma, 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 come si fa a liberare la mente? Voglio imparare. Giorni della settimana, ma adesso è lunedì. Oh oh!